Rinnovo dei consigli provinciali nelle Marche con una domenica di voto Oh. dalle 8 alle 20 e lo spoglio che inizia lunedì 30 settembre alle ore 8. Si tratta di una votazione di secondo livello, come previsto dalla riforma del Rio del 2014. A scegliere i nuovi rappresentanti sono infatti solo sindaci e consiglieri comunali. Non sono invece coinvolti i cinque presidenti provinciali eletti 2 anni fa e in carica per altri 2 anni. Rimangono quindi al loro posto Giuseppe Paolini per la provincia di Pesaro Urbino, Daniele Carnevali per quella di Ancona e Sergio Loggi, Ascoli Piceno per il centro-sinistra, mentre Sandro Parcaroli a Macerata e Michele Ortensi a Fermo per il centro-destra. Dopo le vittorie ottenute alle amministrative di giugno, il centrodestra, sotto la guida del governatore Francesco Acquaroli, punta a un ribaltone nelle province storicamente dominate dal centro-sinistra. La conferma delle roccaforti a Macerata e Fermo sembra sicura, mentre la partita più incerta si gioca ad Ascoli Piceno, tradizionalmente divisa tra il capoluogo a destra e le vallate a sinistra. Tuttavia l'attenzione maggiore si concentra sulle province di Pesaro Urbino e Ancona, dove il centrodestra sogna di strappare il controllo al centro-sinistra, una mossa che potrebbe influenzare notevolmente le regionali del 2025. Acquaroli e la sua maggioranza si sono impegnati in una campagna serrata, soprattutto nel pesarese e nell'anconetano, dove si spera di ottenere la vittoria e mettere in difficoltà i due presidenti in carica. Il sogno di conquistare la roccaforte di Pesaro Urbino è ambizioso, ma i calcoli politici interni suggeriscono che il ribaltone in questa provincia potrebbe essere più alla portata rispetto ad Ancona. Solo i risultati che usciranno dalle urne lunedì potranno tuttavia confermare se queste previsioni sono corrette. Sono stati chiamati a votare 2.931 elettori tra sindaci e consiglieri comunali delle Marche. Nella provincia di Pesaro Urbino sono stati 651 i votanti aventi diritto provenienti da 51 comuni, mentre nella provincia di Ancona sono stati 662 gli elettori da 47 comuni. Macerata conta 709 elettori su 55 comuni, Fermo 480 su 39 comuni e Ascoli Piceno 429 elettori su 33 comuni. Ogni provincia avrà un numero diverso di consiglieri eletti, 10 per Ascoli Piceno e Fermo, 12 per Pesaro Urbino, Ancona e Macerata. La questione che ha tenuto banco in questa tornata elettorale è stata quella di metodo. Ci si è interrogati e si continuerà a farlo se sia giusto che a scegliere siano sindaci e consiglieri comunali di ogni provincia o se il voto, anche per le provinciali, debba tornare ai cittadini. E noi lo abbiamo chiesto ai votanti nel seggio di Fermo presso la sala del Consiglio provinciale. Sarebbe opportuno, insomma, ripensare questo sistema di elezione e soprattutto di competenze nei confronti di un'istituzione che lega molto i compiti della regione con quelli dei comuni, quindi si pone come istituzione intermedia. È evidente che per dare forza a una provincia occorre il coinvolgimento di tutta la cittadinanza che fa parte di questo territorio, quindi è logica conseguenza che le prossime elezioni, auspichiamo, possano essere condotte con un regime elettorale diverso. Immediatamente tornare alle elezioni dirette da parte dei cittadini, anche perché la democrazia lo vuole e il pensiero dei cittadini è sempre il più importante. Votare noi consiglieri è un voto ristretto, un voto che secondo me in provincia non ha tanta valenza.